Non vi parlerò del problema dei telefonini da lasciare ai ragazzi e non ragazzi a scuola, non a scuola, eccetera, eccetera. Ho già parlato di questo argomento, anche se poi ognuno dice la sua. Quello che ho già detto è che proibire non è mai un bene. Non è la via giusta per educare, né proibizione. Però vorrei trattare di una virtù che oggi sembra scomparsa, ed è la correttezza. Che cosa intendo? Quando mi sarà capitato, no, di telefonare a una ditta perché avete bisogno. Ma uno si arricchite poi a parlare con qualcuno perché no, c'è tutto un giro, vabbè, schiaccia questo, schiaccia quello, alla fine della fiera aspetta, c'è la musica e dopo uno mette giù il telefono, no, vabbè, già questo fa capire, non dico la burocrazia ma il sistema di oggi, vabbè. Ma quando voi riuscite a parlare con uno, risponde qualcuno e dice: no, non c'è il responsabile, ma arriverà fra un quarto d'ora, mezz'ora, se mi lascia il numero di telefono le farò telefonare. Prime volte ci cascavo. Succedeva che poi la telefonata non arrivava mai. Allora ho imparato una cosa. Rispondo: no, 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 guardi, fa niente, io magari ritelefonerò fra mezz'ora, un'ora, ci penso io. No, 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 guardi, perché il 99%, il 99,999%, la risposta non l'avrete, cioè non mi telefonerà. Questa è mancanza di correttezza, no? Vabbè. Ma questo capita anche normalmente, quando magari, non so, mandate un messaggio anche una persona, no? Che vi ha detto: no, mi mandi un messaggio quando è pronta quella cosa, e no, io lo so, e così via. Ne rispondo, non rispondo. Mancanza di correttezza, oggi è così. Ma la cosa assurda, beh, qui vorrei per stare giù un po'. E quando succedono queste cose tra i preti, ci sono preti che sono irraggiungibili. Irraggiungibili intendo magari il parroco, no, nella comunità, telefonate, non risponde mai. O se risponde, risponde dopo parecchio. Magari sta male una persona e è lì che ha bisogno del sacramento dell'unzione, diciamo, no? Perché vediamo che telefonate al parroco, ma non c'è fuori. Poi telefonerà lui. Arriva, ormai la persona è morta. Parroci che non rispondono. Avete bisogno? Non rispondono. Andate a suonare il campanello. È come un ufficio, prima delle 7, no, prima delle 7, prima delle 8 al mattino, no, perché dorme, non lo so, dopo qui, mezzogiorno qui, dopo no, no, dopo sempre fuori. Vabbè, ma io sto parlando di comunicazioni, no? Telefoniche. Adesso ci sono tanti modi, no? Ecco, non rispondono. Avete bisogno urgente di una cosa, no? Vai di chiedere anche un appuntamento al parco, non rispondono. Andate magari dal sindaco, così lo incontrate per esprimere le vostre idee, no? Anche questo perché non penso che sia sbagliato. È sbagliato magari scrivere una lettera anonima, sommarata online, senza firmarsi, sì, si firma, ma con un nome inventato. E così si lancia una cosa al sindaco, e d'accordo, non serve niente, perché il sindaco solitamente non risponde a queste persone.
Va bene, giustamente, io posso anche lamentarmi su Facebook, no? Ma in generale, eccetera. Però nome e cognome, sanno chi sono. Si va dal sindaco, no? Magari ti riceve con un grande sorriso, quando lo fa. Bene, sì, questo poi farò sapere. Niente, non mi farà più sapere niente. È come se quel incontro fosse svanito nel nulla. Capitato tante volte anche a me, no? Magari un colloquio anche a più persone, più amministratori, si è discusso, tutto finisce lì. Ma la cosa grave è quando non ti rispondono. Ti mando un messaggio, non ti rispondono. Oppure c'è tutto, no? È capitato. Soprattutto con l'amministrazione precedente. Non ti rispondono. Mandi un messaggio al sindaco? No. Non ti risponde. Capitato. Capitava. Questa è mancanza di correttezza. E oggi si è persa questa virtù. Abbiamo perso questi valori. Che una volta erano anche. Beh, si viveva un altro mondo, è chiaro. Non c'erano i telefonini, non c'erano, va bene. Ma il parco era sempre presente e lo trovavi sempre. Andavi, non avevo orari, no, gli appuntamenti. Ho sentito proprio ieri un prete sfogarsi, ne ha detti tutti i colori contro, beh, contro questo vescovo milanese, beh, ci vuole poco, no? Contro i preti, contro i responsabili, chi ha delle responsabilità in diocesi, eccetera, eccetera, no? E lui mi diceva che quando c'era il. Beh, lui ha fatto questo nome, no? Dionigi Tettamanzi, avevo scelto questo metodo, no? Ma lunedì mi pare, al mattino era dedicato ai preti, ma senza appuntamento, si andava. Ma c'è no, appuntamenti. Ah, ma io non ho tempo qui. Quando aiuto a che fare con il cardinale di scuola, lasciamo perdere, no? Lasciamo perdere, no? Ecco, telefono, 1 minuto, 2 minuti è durato perché l'ho mandato a quel paese. E mi risponde secco, o vieni? No, perché lui prima mi ha condannato, mi ha fatto fuori, e dopo lui cosa faceva? E adesso viene e ti spiega, no, vieni, mi spieghi niente, mi spiega un cavolo, ho detto. Martini non faceva questa cosa qui, prima ti riceveva, poi prendeva provvedimenti, no, invece lei cosa fa? Prima prende i provvedimenti, poi mi riceve per bastonarmi ancora di più. Quindi io da lei non vengo più. E certo, e ti devi muovere perché è un agente così, altrimenti io non ho più tempo di riceverti. Io ho detto, ho messo giù il telefono. Poi però gli ho scritto una lettera di 4 pagine, in tutti i colori. Appuntamenti. Io dico, ma un pastore, un vescovo deve essere disponibile. Anzi, quando sa che un prete, no, avete sentito, no? E anche il brano di ho sentito perché ha fatto una predica proprio su quello, no? Ecco di Ezechiele, pare capitolo 34, no? Ecco in cui ne dice tutti i colori, cioè Dio contro i pastori, perché? Perché non si prendono cura delle pecore che hanno bisogno? Delle pecore ferite e quindi questi pastori, questi vescovi che se ne fregano dei loro preti che hanno bisogno. Tu senti che uno ha bisogno, telefona, vai, lo ascoltano. No, sempre in giro, fa tutto tranne che preoccuparsi della gente, no? Ecco, pascono, diceva, no? Quel brano lì di Ezechiele, che Dio dicevano, pascono se stessi, questi pastori. Vabbè, torniamo alla virtù della correttezza. Dico, ma in che mondo viviamo? Ma che mondo viviamo? Tutto così. Abbiamo perso tutti quei valori che, no, ripeto, i contesti sono diversi. Contesti culturali, contesti sociali, contesti eccetera, eccetera, no?
erano altri tempi, ma c'erano questi rapporti umani. C'erano questi rapporti umani. Oggi, ah certo, devi venire qui, prendi una multa, devi venire qui, c'è quel tale che spiega, non spiega, te l'hanno, lo trovate. Vi danno appuntamenti comuni e poi non trovate la persona. E come me, mi hai detto tu ieri di venire. Ma ho avuto da fare. Così, tutto così. Poi ci si incazza, ci si arrabbia, una vita da arrabbiati la nostra. Perché mancano questi valori che erano fondanti, che erano veramente importanti di un tessuto sociale. No, niente. La correttezza. E poi non vado oltre, perché è chiaro, si sarebbe da allargare il discorso, no? Ecco, sulla moralità, sulla onestà, correttezza, di rispondere, no? Di avere un dialogo, di avere la possibilità di chiarire una cosa. No, si lasciano le persone sempre nel dubbio, perché non c'è colui che ti potrebbe dare una risposta. Non c'è, non lo trovate. E immaginate poi nel piccolo delle parrocchie, nel piccolo dei comuni, oggi è un disastro. Questa correttezza è uno dei primi valori, è uno dei primi valori, perché il cittadino si sente a suo agio in una comunità. Ho un problema, me lo risolgo, c'è la persona che potrebbe risolvere. No, non trovate la persona, non vi risponde.